parte dei guadagni che realizzo online arriva dalla vendita di clip per conto di un'agenzia. Clip video che realizzo in giro per il mondo. Ho comprato un gigantesco forziere pieno di monete d'oro e ora voglio tuffarmici dentro come zio Paperone. Dicono che sono... Quasi quasi mi porto con me. I don't know, I can feel like that. Well, for Pete's sake, say yes or no. Il mio mondo. Sleeping pills. Pieno di cose da merda. Ed eccoci sul set. Mi trovo. Viaggi e avventure alla scoperta di luoghi. Guarda, mi riprendo senza le mani, senza mani mi riprendo. Ti sei morito, ora sei a fuoco. Esatto. Devi dare precedenza. Sì, anche all'uomo invisibile. Mi fai mettere la faccia? Agganciato te, mi hai ignorato. Agganciato te, lo sa. Perché tu solo sei quando non l'ho. Tra l'altro per un attimo non ha agganciato più nessuno. E ora stiamo andando alla ricerca di una birra, ma c'è dello stupore, un po' di così. Cito una frase letta su Instagram stamattina, che è proprio cascata proprio a fagioletto. Non bisogna mai cercare la felicità nel luogo in cui la si è persa. Vero? Confermi? Confermo. Conferma. Quindi fate come ho fatto io. Se vi viene voglia di ricontattare una ex, non fatelo. Siamo al terzo... È capace che due orette e mezzo, tre le facciamo. No, tre no, però... Perché dopo non abbiamo foto. C'è tante foto da raccontare. Video, ma tu lavori in un video. Che cosa vuoi sapere? Intanto ti devi mettere a fuoco e ti perdi. Ma se tu clicchi e dici metti a fuoco, lui è molto più semplice. Alexa, metti a fuoco. La casa. Il mio progetto è quello di collegare un Osmo Pocket con una prolunga di 5-7 metri o col modulo wifi, però prima la prolunga preferisco, a un telefonino, a un selfie stick, anzi a un boom pole, e a quel punto fare le uscite della chiesa con l'Osmo Pocket e il telefonino, e ci riuscirò. Aumenta il caldo con un'idea pazza. Ma non è un'idea pazza, la concorrenza sarà sbaragliata. Sbaragliata, non ce n'è troni. Sto lavorando sempre al corso, no? Parlando un po' di come manipolano le foto per le news, no? Questi due bambini amici si rincorrono, questa è una foto abbastanza iconica, moderna, insomma. Questo coso indefinito che trasforma tutto in un bambino nero terrorizzato che scappa per una questione razzista. Grande Trump, come sempre sul pezzo. E come al solito mi sono dimenticato, si sono fatte le 12 e l'una, si è fatta l'una, io mi sono dimenticato di condividere il monkey trick del martedì. Niente, non ce la faccio, mi dimentico, cioè sono tanto preso le cose che mi dimentico sempre. Sono arrivati dei pacchi, tanto per cambiare, andiamo a ritirarli, va? A few moments later. Missione compiuta, torniamo a studio. Ok, quasi tutto pronto, domani siamo di wedding, vi porterò con me. Velocemente. Buongiorno. Buongiorno.
5-6 metri. Ce l'hai qua, tipo con noi. Ma ora devi collegare. Lo sai che qua c'è il pulsante volo morto come quello lì. Ma quello si sta tenendo il tetto, vedi? Sono bravo, mi scritturi per un film d'azione. Te lo faccio, lo facciamo insieme. Tu fai le riprese e io corro. Basta in clown. E poi faccio faccio tante azioni. Ripetilo. Ripetilo alla videocamera. Faccio tante cose, afferro cose, salto. Possiamo farlo anche al ristorante, facciamo pasta and clothes. Pasta and clothes. E tu lanci velocemente spaghetti. La pasta. Noi siamo arrivati e la cosa importante, ragazzi, quando fate i matrimoni, ricordate di avere sempre un bodyguard armato. Vedi qua ci mette le fondine. E che sia vestito di classe. Zoom. In realtà è lui il mio bodyguard. Del bodyguard. Quando non fa l'SDE, lui gira il docu-movie. Una delle cose più fighe durante i wedding è essere in quattro e avere tutti i vari punti di vista, quindi avere che ne so, campo contro campo, tutte le riprese possibili. Casa sposa finita, ora facciamo l'uscita. Com'è andata, Davide? Bene, benissimo, quindi tre volte. Bene, benissimo. Ragazzi, è bene, poi bene, poi benissimo. Non ve lo imbuccate, vedete che lui è un fotografo pazzesco. Fine art, Davide Crea Production, photography. No, production. Fine art, Davide Crea, semplicissimo, link in descrizione. Monkey Claude, tu che sei uomo di esperienza, dai a chi segue questo vlog, cioè per 12-15 persone, il... che bastardi, sì, miei amici. Dai tre consigli per chi vuole... 100 metri, ecco, per esempio, questo è uno. Tre consigli basilari sono bere un bicchiere appena alzati, almeno d'acqua, dicono acqua e limone, ma secondo me è acqua. Poi fare la pipì, che è importante perché molta gente si alza e non fa mai la pipì. E poi che fate? Ve la portate dietro, ve la portate? Non ha senso. Aspetta e poi guardare a destra e a sinistra quando si attraversano le strade che non sono conosciute e battute. E questi erano i tre consigli di Claudio per diventare degli ottimi filmmaker matrimonialisti. E ci siamo rifocillati al bar e adesso andiamo a casa sposa. Una cosa interessante, per esempio, quando fate una wedding, è sfruttare i props. Cioè, per esempio, qui abbiamo uno specchio. Se da questa angolazione prendiamo riflesso la sposa che si sta vestendo in quella stanza, avremo un'inquadratura fighissima perché avremo tutto il quadro così con al centro la sposa. I fotografi all'attacco. Vicino con la fronte. Anche casa sposa è fatta, adesso sistemiamo le cose, tutte video, audio, le cose le prepariamo mentre fa l'uscita il buon Claudio con i fotografi. Io sistemo tutto perché si arriva in chiesa, si microfona lo sposo, si sistema il registratore per tutta la messa e si va e si parte. Due cose sono fondamentali quando si fa la messa: togliersi il cappello anche se si suda, stare con la mascherina per legge, stare in silenzio e non riprendere l'omelia, così il prete non si incazza. Ok, apparentemente la parte difficile dei ragazzuoli è fatta, abbiamo fatto anche la chiesa, adesso si vanno a fare le esterne, che sono quel momento romantico, sbarluccicoso, in cui gli sposi si divertono, ridono, scherzano, ma soprattutto fanno gli sbaciucchioni, perché il matrimonio vuol dire fargli fare gli sbaciucchioni a due ragazze che si amano e si vogliono tanto, tanto, tanto bene. Quando si lavora un matrimonio esistono sostanzialmente due tipologie base di lavorazione. La prima è quella pilotata, quella in cui si dice cosa fare sostanzialmente agli sposi, che va bene per quelle situazioni in cui magari sono in una situazione particolare, tipo ora siamo in un campo, giustamente sì, si baciano gli sposi, però giustamente poi li devi guidare, li devi dire un po' cosa fare. E poi c'è il cosiddetto reportage, che è la situazione classica in cui tu ti ritrovi a riprendere determinate cose della giornata e fai quello, nel senso da distante, magari con un teleobiettivo, quindi sei molto discreto, cioè dentro loro stesso. Davide, vicini,
Ok, bacio! Elisa, sembra che c'è il controller. I quattro dell'Ave Maria, Padre, Figlio, Spirito Santo e Gianluca. Guardate dove vi ho portato, ottica. Ragazzi, facciamo anche un po' di travel vlog. Ora vi porto qua, vi porto qua dove ci sono gli artigli del diavolo, cioè in quel posto in cui, secondo la leggenda, Sant'Elia, che ha respinto il diavolo, che è andato verso le isole da qui. In teoria, poi è una leggenda, questa dovrebbe essere l'impronta della mano del diavolo. Coda e zampe, attenzione, mi dicono coda e zampe. Ora ci vuole forse un po' di fantasia, ma qua. 1, 2, 3, vale! Siamo in sala, aperitivo. Ve lo mangiate, e guardate che bel posto, piscina, gente dissociata col telefono, sta gente col telefono, guarda che tipo, guarda, riprendiamo pure da qua. Ed è finita questa giornata, è andata abbastanza bene, abbastanza lunga, un'oretta e 40, due orette, siamo a casa. Noi ci vediamo domani, perché fa molto molto, fa molto tardi, molto 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 tardi, molto tardi. Bondi, la parte peggiore, backuppare tutto. Il problema, il vero problema, è che dopo un matrimonio che dura praticamente dalla mattina alla sera, non mi prendi a fuoco macchina, perché ok, dopo un matrimonio che dura praticamente dalla mattina alla sera, l'indomani. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Sta per succedere. Un topolino, sembra. Un topolino, sì. Ah, vabbè. E sta per succedere. Sta per succedere. Di questi sai che ne dobbiamo fare assai. Ve lo ricordate? Sembra un po' più pazzo, no? Ti metti gli occhiali, sembri serio. No, sempre più psicopatico. È bello poi questo effetto che abbiamo, i capelli in bianco e in nero, mm-hmm. E il corpo a colori. Questo è il dolore più grande che io abbia mai provato. Perché ti consumano? Quattro decolorazioni. Tu non stai bene. Ti mangia la testa. Ragazzi, quindi qual è il consiglio che ti viene da dare a chi si vuole stingere i capelli? Ma tu lo sai, hai presente tutte le persone che si fanno, li vedi con i capelli gialli, tipo biondi? Loro sì, se lo vogliono fare il bianco. Il fatto è che non arrivano al bianco perché fa troppo male. E hanno ragione. Però io devo farli bianco e farli bianco. Sei un tipo invernale. Che poi ora stanno diventando grigi, sai perché? Perché c'è la ricrescita sotto dei miei normali, quindi sotto sono neri. Quindi non c'entra l'età, non stai invecchiando. Tra poco. Non manca tanto. Quindi la morale è, non zoomate se non andate fuori fuoco. Sì, diciamo che la parte più una data di questo lavoro sarà di questa settimana, anzi, che sì, ormai è finita praticamente, però comunque un degno fine settimana
sarà quello di scrivere il nuovo videoclip di MK93. E tutte quelle notti passate tra fuochi e botti, io le rivivo ancora, poi mi perdo nei tuoi occhi. Ed è un artista, si lavora molto bene con lui, nel senso non ci sono limiti alla creatività. È venuto da me, mi ha dato il suo spunto, mi ha fatto sentire quale brano del nuovo disco vuole realizzare per primo come videoclip. In questi giorni faremo location scouting, ora c'è tutta la parte di creazione, prima si parte dal soggetto, una volta che il cliente mi autorizza il soggetto, dice minchia fantastico, è come l'ho pensato quella, che poi questa è una delle parti più complicate, più divertenti, però è veramente un processo molto difficile, perché io praticamente scrivendo questa cosa devo avere in mente tutto quello che avverrà, esattamente come avverrà, quindi tutto quello che serve, quello che viene fatto, il tipo di ripresa, il tipo di lenti utilizzate, i cazzi e i mazzi vari. Difficile, complicato, estremamente tedioso e mentale come processo, ma divertente, figo, soddisfacente, bravo. Il problema è quando tu tipo vai in un posto e dici vabbè dai, è estate, ci sarà l'aria condizionata. No. Allora dici vado fuori, c'è fresco, c'è vento, ma c'è l'umidità fuori, quindi comunque ti si appiccica. Abbiamo mangiato tutto, non è rimasto niente, abbiamo svuotato il mare, questo qua, però c'era un buon motivo, perché lui, che avete visto più o meno in tutti i miei video degli ultimi 3 anni, compieva qualche annetto, e quindi per oggi va bene così. È stata una giornata impegnativa, domani location scouting per il nuovo videoclip di MK, domani si viaggia. E la mattinata inizia con la location scouting, la prima location è stata scoutata, cioè è stata trovata. È vero? Lui è un uomo di esperienza, i capelli bianchi, ricordatevi. Pensavo al fatto che fare location scouting è una cosa molto figa, perché tu vai alla scoperta di luoghi, di posti fantastici, c'è l'emozione, c'è il senso del viaggio, c'è la prestigiarizzazione antropologica, c'è un po' tutto, però c'è anche il caldo, quindi attenzione a fare questo location scouting, perché se la fate d'estate dovete farla con una macchina con l'aria condizionata, perché se la fate con una macchina senza aria condizionata morite. Fa caldo ragazzi, fa caldo. Mamma, ti giuro, mi ha preso. Mamma, bollente. Certo che è bollente, un pare, c'è mezza montagna a fuoco. Siamo passati tra le fiamme, e può essere un buon auspicio per il video. Allora, per il location scouting a volte vuol dire passare attraverso le fiamme. Vedi, qua sta iniziando a bruciare tutto intorno a noi. Non è un buon segno, però è comunque. Mannaggina. Ciao, sono Maurizio, sto facendo location scouting con MK93. Che poi la parte bella di andare in giro a cercare location, che poi ti fermi a pranzare tipo nei posti, ti mangi una buona pizza col salamino che sta di carne di cane, e ti vedi un MK che si mangia il panino. Ed eccoci nella nostra ultima location, che ora la vedete illuminata, ma poi tra un preservativo, una pigna e un po' di spazzatura che poi non ci sarà, nel cuore della notte sarà illuminato in una maniera particolare, come lo vedrete quando uscirà il video.
E con questo si conclude questa settimana che è stata abbastanza impegnativa. Abbiamo fatto tante belle cose carucce. Da Fabio e Mingo è tutto. Ciao.